Buongiorno e ben ritrovati amiche e amici rossoneri. Buon pomeriggio a tutti ragazzi, buon pomeriggio. Prima di cominciare però devo farlo per forza, salutare una persona. Perché oggi mentre ero lì che lavoravo, ero a piedi, sento "Way milanista!" Giro, guardo, e chi ti conosce? Cioè, non lo conoscevo, ma poi ho intuito che sicuramente era un follower del canale, perché lui lavora per l'UPS, si chiama Orlando, quindi mi ha chiesto di salutarlo, mi ha chiesto di salutare suo figlio Leonardo, quindi un abbraccio forte a Leonardo e un saluto ad Orlando, il mio amico UPS, ormai lo chiameremo così. Bene ragazzi, è praticamente ufficiale, adesso è ufficiale perché il nostro attaccante, abbiamo un attaccante. Oh, il Milan ha un attaccante e questa è una cosa buona e giusta. Finalmente il Milan si può dire che non è più senza attaccanti, perché ce l'abbiamo e abbiamo un attaccante discreto. Insomma, da 0 a 1, come diremmo nel mio paese, è pur sempre meglio uno, no? Quindi va bene così. Ovvio che non può bastare. Ovvio che questo non può bastare e deve essere comunque, diciamo, aiutato con altri innesti. Morata ha scelto la maglia numero 7 che frega a Yassin Adli, ma in realtà Adli gliel'ha gentilmente concessa. Mi pare che Adli prenda la 94 o qualcosa del genere, però credo che sia un numero prettamente provvisorio, perché sappiamo che Adli e Benasser sono comunque giocatori che sono in uscita. E se ci sarà la possibilità sicuramente verranno ceduti. Dispiace per i due ragazzi, però è chiaro che il Milan finalmente forse ha capito che non ci vogliono figurine, ma ci vogliono giocatori funzionali, e questa è una gran cosa, l'idea di avere giocatori funzionali, perché con le figurine non ce ne facciamo niente. E da come stanno mettendo sulla squadra la funzionalità, diciamo che tutto sommato secondo me c'è e sta venendo su bene. Resta solo da aspettare quello che potrà succedere ancora in questo mercato, perché è appena iniziato. Io credo che i prossimi colpi arriveranno bene fra Pavlovic, Fofana e Fulkrug, che sono diciamo i tre indiziati maggiori. Del terzino, come vi ho già detto, non se ne parla più per il semplice fatto che probabilmente Fonseca ha deciso di puntare su quello che ha in casa, sul materiale. In uscita purtroppo vi confermo che c'è anche Malik Chau, è uno dei primi sacrificati, dei nobili sacrificati del Milan, che già interessa tanto comunque al Newcastle, però sono soldi che entrano nelle casse rossonere per, diciamo, migliorare il conto economico, che già è molto positivo. Guardavo un po' di dati e il Milan è fra le principali squadre europee quelle che comunque ha fatto più fatturato in positivo anche rispetto ad altre, e in Italia è la prima in assoluto. Quindi il conto economico del Milan è assolutamente sano, però nonostante questo non facciamo gli spendaccioni. Come vedete continuiamo a stare nelle linee guida di quello che è l'incipit della società, e siamo insomma, no? E arriva una notizia abbastanza curiosa, no? Perché De Ketelaer non è più, cioè è ancora un giocatore del Milan. De Ketelaer è ancora un giocatore del Milan perché è stata studiata una mossa a tavolino molto molto astuta per Percassi e per certi versi astuta anche per il Milan. Perché? Perché succede che De Ketelaer è ancora in prestito. È ancora in prestito e verrà riscattato nel secondo mese dell'anno 2025, quindi a febbraio. Basterebbe un minuto di presenza del giocatore o un punto ad Atalanta e scatta il riscatto. Quindi è chiaro che è praticamente una pro forma creata ad hoc. Perché? Per Percassi, per allungare ancora il tempo del pagamento, no? Ma più che altro per il Milan, perché ammortizzerebbe maggiormente il costo di cartellino di Ketelaer e ci farebbe comunque un'ulteriore plusvalenza
sul giocatore, per quello che ne potrà fare poco, ma comunque la faremo. Ecco, questa è una mossa abbastanza intelligente. È chiaro che solo noi facciamo determinati lavori strani che favoriscono normalmente sempre un po' gli altri, no? Però tutto sommato a questo giro sono anche abbastanza d'accordo sull'operazione, perché va a vantaggio un po' di entrambe le società, diciamo, no? Quindi questo è bene. Ora abbiamo Abemus attaccante, e Abemus ha anche un'altra notizia un pochino particolare. Io ve le racconto comunque perché poi sono un po' motivo di riflessione fra di noi su quello che si discute. Si parla di un ritorno a casa di Tonali. Ritorno a casa ai Tonali nel 2028. Praticamente l'idea di Tonali, a quanto ci raccontano i giornalai, sarebbe quella di tornare in Italia, diciamo finire la carriera, tornare in Italia, e a quanto dicono Ibra sarebbe uno dei fautori maggiori di collaborativi che sta mettendo giù quest'idea, questa possibilità, insieme anche a Tonali, ci sono già parlati. Per fare questo gran ritorno nel 2028, perché Tonali vorrebbe farsi qualche anno di esperienza in Premier League e poi tornare a casa. Notizia un po' particolare in questo contesto, secondo me è un pochino fuori luogo. Non lo so, non sappiamo quello che succederà domani, figurati se sappiamo quello che potrebbe succedere nel 2028 nel Milan, nell'Italia e nel mondo, no? Cioè, non mi dispiacerebbe se il ragazzo tornasse a casa. Mi spiace di più invece l'eventuale partenza di Malik Chao, come l'eventuale partenza di Simic, il nostro gioiellino, il difensore, che purtroppo a quanto pare non c'è più speranza di trattenerlo. La differenza è che Malik Chao comunque ci porta una plusvalenza abbastanza importante, si parla di 30-35 milioni. Attenzione però, perché il non pagamento immediato di De Ketelaere, bisogna pensare anche a questa possibilità, a questa riflessione economica, ovviamente porterà meno liquidità istantanea anche per quello che è il mercato. Io poi ci ho pensato, riflettendo, il mancato ingresso di 22-24 milioni che si poteva supporre entranti da De Ketelaere non entrano adesso, entreranno a febbraio, come vi ho già raccontato, e quindi probabilmente c'è meno liquidità anche da investire sul mercato per questa sessione di mercato, ovviamente, non per la prossima. Quindi questa è una riflessione abbastanza interessante, abbastanza importante da pensare, però credo che quello che si farà andrà fatto, anche perché Benasser ti porta in casa eventualmente 40 milioni, Malik Chao altri 30. Non penso che manchi, ma in generale non manca la liquidità al Milan, ragazzi. Al Milan non manca liquidità, semplicemente il Milan ha scelto la strada dell'equilibrio finanziario, no? Che ci ha fatto sostanzialmente arrabbiare per un immobilismo che non comprendevamo, soprattutto sul mercato, un equilibrio non compreso. Abbiamo visto, adesso sto guardando lavorare Fonseca, mi sta dando grandi soddisfazioni a livello umano, a livello di intensità, perché se non è di facciata sembra che stiano lavorando bene, che poi hanno messo i teloni fuori da Milanello, ma le immagini ci arrivano sempre, almeno credo quelle montate volute da loro, ma credo che Fonseca abbia un modo di lavorare abbastanza intenso, esattamente come sta facendo. Sono curioso di vedere cosa combinerà con Leao, se lo convincerà a correre 95 minuti su 90 giocati. Sono molto curioso, spero di sì, perché a quanto pare quello che è il forte del tipo di preparazione del gioco di Fonseca è proprio l'intensità, no? Li sta preparando molto, molto, molto a livello fisico. Quindi sono molto, molto curioso di vedere quello che uscirà fuori. Insomma, Fonseca sta lavorando bene. Morata è arrivato. Se arriva anche Fulcrug, e arriva Pavlovic, e arriva Fofana, e arriva anche Samardic, che Milan sta trattando, con tutti quelli che già abbiamo, è chiaro che possiamo chiamarlo un mercato rispettabile. Io credo di sì. Non è un mercato di campioni, perché non è un mercato di campioni, ma non credo che in Italia nessuno faccia un mercato di campioni in questo momento, ma è un mercato rispettabile, assolutamente rispettabile. Voglio sapere anche la vostra opinione, ve la chiedo, scrivetela qui sotto. Ah, dimenticavo, iscrizione al canale Milan Futuro, e anche a questo, perché il rotto 20.000 ci aspetta, ragazzi. Intanto buona giornata, un abbraccio, sempre Forza Milan, ci sentiamo più tardi e addio!